la sua soluzione personalizzata. E posso provare per 30 giorni gratis? Certamente. Effettivamente. Effettivamente, per sentirsi bene, è importante anche sentire bene. Da 60 anni la passione del personale Amplifon fa vivere meglio milioni di persone, con soluzioni su misura e servizi innovativi. Perché far sentire bene le persone fa sentire bene anche noi. Amplifon. Se senti meglio, vivi meglio. Che aspetti? Va. Io trovo naturalmente un grande piacere che possiamo organizzare oggi questo torneo internazionale. Noi siamo alla nostra prima disputa che ci vede in Serie A e siamo particolarmente contenti che la cosa si svolga qui in questa magnifica terra dell'Alto Adige, di Bolzano, che oggi abbiamo scoperto essere una gran bella città. E le nostre speranze sono quelle, io parlo chiaramente a nome del presidente della Unione Italiana Ciechi, non del gruppo sportivo, che è il caro amico Santo Cutrone, il presidente del gruppo sportivo di Ragusa. Quindi siamo tutti qui speranzosi di riscuotere un risultato che non sia è quello della sconfitta. Inaugurazione della filiale della Banca Popolare Sant'Angelo a Ragusa in Piazza del Plebiscito. Il direttore generale della banca, il ragusano dottor Salvatore Vitale. Venire a Ragusa soprattutto per me era un dovere, ma per il mio bisognava venire in un modo costruttivo. Ecco perché, anziché scegliere il centro storico e sovrappopolato di banche, degli esercizi storici, abbiamo preferito scegliere una zona in cui ci sono i nuovi operatori di Ragusa, ci sono tutti gli artigiani, ci sono i nuovi commercianti, ci sono quelli che stanno facendo la Ragusa del domani. E noi vogliamo contribuire a creare le premesse per la costruzione di questa nuova Ragusa, che possa dare più posti di lavoro, che possa dare un maggior benessere a chi ci vive dentro, che possa dare una migliore qualità della vita. Tutto ciò che noi possiamo fare in questo senso, il contributo che possiamo dare, sarà la nostra soddisfazione principale. Il professore Elio Rossito. Questa mi pare che sia un'iniziativa che si vuole rivolgere soprattutto all'attività di supporto in servizi alla piccola e media impresa, quindi un linguaggio più moderno capace di tutelare su una serie di bisogni reali l'imprenditore, quindi mi sembra un'iniziativa da tutelare. Non so ovviamente quali saranno poi i risultati effettivi. Io ho lanciato anche una serie di messaggi di riflessione dicendo che una banca di questo genere ha bisogno di un elevatissimo livello di professionalità. Salvatore Gurrieri Mangiacarne. Noi ci aspettiamo, come è stato detto nel corso della conferenza dal nostro vicepresidente, una collaborazione fattiva, perché il nostro istituto di credito si colloca con una forma diversa rispetto a quelli che sono gli istituti di credito tradizionali, che hanno avuto comunque la loro funzione molto importante. Cioè noi vogliamo essere un bacino nel quale debbano affluire le idee e soprattutto le esigenze degli imprenditori locali. È un bacino che raccoglie quindi queste esigenze e che ci permetterà quindi di restituire sotto forma di servizi personalizzati, servizi che siano tagliati ad hoc come un abito sartoriale, proprio addosso al cliente, che diventa quindi protagonista della nostra attività bancaria. Assessore Mezzasalma, assessore allo sport del comune di Ragusa. L'assessorato si sta prodigando perché le strutture ci siano. Dico, ora avremo nel più breve tempo possibile il campetto della Via Napoleone Colaianne, che sarà inaugurato nel mese di gennaio. Entrerà in funzione, perché già a vederlo è una cosa meravigliosa, che già c'è l'erbetta, si è fatta tutta la recinzione. Nel mese di marzo, mi dicevano i tecnici che capiscono di queste cose, può entrare anche in funzione. Ce ne sarà un altro campo sportivo che nascerà in Contrada Selvaggio, che già c'è il progetto, quasi attaccato, perché lì verrà la cittadella dello sport, perché dalla piscina all'ippica ci verrà un eventuale palazzetto dello sport, perché voi altri sapete che siamo stati anche con l'assessore Cindolo, ma quale presidente del CONI siamo stati a Roma
a chiedere, perché l'appalto è stato già dato per 1 miliardo, però sappiamo tutti che 1 miliardo non basterà, che è proprio alle spalle, a ridosso della piscina, e proprio sul lato destro nascerà un altro campo sportivo. Siamo proprio interessati un poco tutti all'amministrazione, perché lo sport, e devo dire che trovo in seno alla Giunta la massima disponibilità. Presidente Cavarra. Al di là di Davide Nobile come organizzazione responsabile dell'Endassi Sport, che devo dire ottima l'organizzazione del torneo e la riuscita che la seconda edizione abbia premiato anche come disciplina la stessa squadra che ha vinto, così come è avvenuto l'anno scorso. Ciò sta a dimostrare che qualcuno ha capito che significa fare attività amatoriale e cercare di rendersi e diventare amici. Questo era lo spirito, ed è lo spirito sia dell'Endas che di tutti i tornei, spero, amatoriali che si facciano nella nostra provincia. Ruggeri, lo sport mi è piaciuto sempre. A livello di pallone è stato sempre la mia passione. Poi le pizze, il mio mestiere, cerco di portarlo avanti sempre nel migliore dei modi. Facendo l'associazione dei pizzaioli, facendo sponsorizzare questo trofeo, è già la seconda edizione, con un bellissimo successo veramente. E spero sia nell'associazione dei pizzaioli di portarla sempre più avanti, in quanto riesco a avere tutto il tempo necessario per poterlo fare. Monsignor Bastaglia. La Caritas, che promuove la carità, la giustizia e la pace, educa coloro che fanno riferimento ad essa, in questo caso anche gli obiettori di coscienza che chiedono allo Stato di poter offrire un loro anno di servizio al posto del servizio militare nei servizi sostitutivo civile, li educa attorno a queste tre dimensioni. Si trova bene qui in contrada Selvaggio? Dice che ci viene a fare il reparo, ci viene a fare qua. Perché è tempenuto, che uno. I soldi sono assai che vogliono essere pagati. Ora stamattina mi dissero che vanno a pagare il mercoledì che viene. Dice, se no non ci siamo. No. Ci stiamo male, uno per la situazione, perché qua si muore dal freddo. Io veramente sono da Modica. Sì, da Modica. Per me è un po' distante. Però certo, lì era più angusto, però, perché non si trovava posteggio. Qua almeno si trova qualche cosa di posteggio. Questo solo. Stiamo protestando perché la situazione qua in questo mercato è malissima, mal creato, mal combinato, mal fatto. È freddoso qua. Ma lei preferiva che fosse messo al centro? Ma al centro forse in qualche altro posto, però qua è troppo freddoso. Secondo me, perché è impossibile stare con tutto questo freddo. Fra l'altro anche le vendite penso che per loro caleranno moltissimo, perché la gente non con il tempo brutto, ma qua anche in primavera si muove dal freddo. Io ricordo l'anno scorso che era proprio tremendo. Non penso che sia disagevole, in quanto c'è la possibilità di posteggiare le macchine, quindi ritengo. Soltanto che c'è e viene poca gente. Sapete che gli ambulanti stanno protestando perché vogliono le attrezzature. Poverino, e hanno ragione. Avanti, hanno ragione, perché i poverini lavorano per queste cose, per poter guadagnarsi il pane. E gli ambulanti che stanno protestando, che cosa ne pensi? Beh, hanno anche ragione, perché qua c'è troppo freddo, c'è anche vento. La provincia di Ragusa è il centro della zootecnia regionale siciliana. Io direi, dal punto di vista dell'agricoltura, è il punto focale. Soltanto che il governo è sordo e ancora una volta vuole penalizzare la nostra agricoltura, la nostra provincia di Ragusa. Ecco perché anche noi del Movimento Sociale Italiano abbiamo voluto manifestare insieme a tutti gli allevatori, agli agricoltori della provincia di Ragusa, la rabbia,